Ok, ragazzi, dobbiamo partire per Damasco. Sì, io interrompo perché c'ho da fare, devo andare via, cioè capitemi. E quindi... Altri? No, aspetta, dopo. Pare che i miei allievi non comprendano bene come maneggiare una spada. Potresti dar loro una dimostrazione? Avrai da fare. Capisco. Avrai da fare. Capisco. Ci vuole tempo per estrarre un altro pugnale. Cercate di far sì che... Allora, io ho visto che qui, se non muoio, c'è una cosa simile a una bandierina, tipo. Sì. Oddio, beh, sono un po' da raccogliere. Allora, dobbiamo partire per Damasco. Vediamo un po'. Che diciamo che la discesa non è proprio le più sprintose. Allora ci lasciamo andare così. Che stupido. Mi disegna come gente buona, fantastico. Allora, cosa dice la mappa? Un secondo. Questo è il covo degli assassini. E ok. Per il regno. Leggenda. Ok, beh, io forse sarei anche tentato di andarla a fare, sinceramente. Quindi, boh, quasi quasi. Dato che non abbiamo nessuno che ci corre dietro, potrei anche pensarci seriamente. Ma sì. Ma dai, ma diccelo anche a noi. E allora andiamoci. Quello deve essere fuori di senno. L'avete visto? Sta investendo tutto. Ok, diciamo che Masyaf non è la città più comoda da percorrere a piedi, ecco, tutta... Sembra praticamente di percorrere l'Italia perché tipo stretta e lunga. E per il regno se ne va a cagare perché non ci posso accedere, quindi si partirà per Damasco. A posto. Ah, adesso però sì. Fantastico, bellissimo. Mi avete davvero colto di sorpresa. Beh, oddio sì, la movenza del cavallo è un pochino irrealistica. Va detto, va detto. Però devo dare una piccola, insomma piccola, nota di merito alle musiche. Perché sono veramente, veramente tanta, tanta roba. E sicché io ero semplicemente incuriosito da cosa fosse quella missione. E adesso è l'unica cosa che possiamo fare, quindi tipo top. Rifornisci. No, montiamo.
Ok, questa palese sia Damasco. Cioè, palese è un cazzo, non so anche com'è Damasco ai giorni oggi, però era l'unico posto in cui potevamo e dovevamo andare. Per fortuna nel primo capitolo, essendo un gioco ripetitivo, cosa non buona, però dobbiamo giocare su PC, dobbiamo togliercelo proprio di mezzo prima possibile per poi andare a giocare quelli belli fino a Syndicate, però vabbè. Quindi più corto è, meglio è, così poi passiamo oltre. Comunque punto pa- no, no, no! È vivo. No, non è vivo. Puoi creare dei diversivi con i cadaveri. Posso creare sto cazzo? Posso creare sto cazzo? Perché una cosa così non mi succedeva da Assassin's Creed Unity, cioè... Assassin's Creed Unity è il CEO di queste cagate, ma non me lo sarei mai aspettato da un gioco che comunque ci hanno messo mano per fare questa edizione su Steam. Non me lo sarei mai aspettato, ci sono rimasto male. Cosa fa quel pazzo? E salici piangenti. Ok, mi devo ritirare assolutamente. Posso salire? Grazie. Molto gentile. Allora a questo punto ci salgo da questa parte, così evitiamo problemi. Zio. Cioè, non darmi questi problemi di parkour durante una missione dove devo scappare perché sclero. Ti prego. Sii gentile con me. Oh. Quanto mi mancavano. Ste cose, sti punti panoramici. Mi mancavano troppo, ragazzi. Però anche se siamo solo al secondo episodio... Oh, troppo... Porcaccia di quella... Usa i pugnali da lancio per colpire nemici distanti. Io uso la mia minchia. La mia minchia uso. Ok? Cosa lo spingerà a correre così? Che poi i punti di salvataggio sono molto distanti l'uno dall'altro. Cioè, negli altri Assassin's Creed, soprattutto quelli nuovi, ogni cagatina che fai c'è il salvataggio. Qui no. Come mi fa ripartire da 54 avanti Cristo? Perché si comporta in modo così assurdo? Ok, ti prego, sii clemente. Ce lo hai davanti. Oh. Per un momento mi sono veramente cagato addosso. Devi anche uscire dopo un po', però. Ok, salto della fede completato. Cos'è l'alloggio notturno quello? 1031 metri, dove cazzo siamo? Oh, ok. Ok, siamo a fanculo, siamo. Perché qua c'è tipo tutti sti punti di osservazione da completare. E siccome, beh, è una cosa assai ripetitiva e non conoscendo questo gioco è veramente inutile che mi metta a farli tutti e 54.000 in diretta, quindi si può tranquillamente skippare a me che li ho già fatti. E skippiamo. Ok, e dopo un po' vi devo dare anche una triste notizia, se così possiamo chiamarla, perché alla fine, cioè, mi ha fatto risparmiare un po' di tempo. È quella che queste zone sono per ora tutte inaccessibili, quindi
quello che stava nel mezzo, ovvero 5 punti di osservazione, questo escluso perché qua c'è una barriera di desincronizzazione, ce l'ho fatta a fare tutto. Ho raccolto anche 3 bandierine di Re Riccardo, come si chiama, e allora adesso è arrivato il momento di proseguire per Damasco. Non sono morto nel frattempo, per fortuna, e tra l'altro sono posti presidiati da diversi templari, quindi devi fare le operazioni molto 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 alla svelta se tu poi sei interessato ad andare avanti e sopravvivere. Tipo, questo posto è un covo pazzesco di templari. E più che altro, diversamente da come si presenta sull'anteprima, nel menu, è una mappa veramente grande. Guardate qua adesso cosa succede. Vado a prendere la bandierina. Ha laggato, ok. E vedete già che mi stanno praticamente scovando quasi. Quindi tu devi praticamente partire e fuggire. La cosa positiva è che comunque i templari non guidano i cavalli. Che i templari erano stupidi, questo si era capito. E quindi tu, bene o male, te la puoi dileguare senza particolari problemi. E siamo arrivati appunto in fondo, verso Damasco. Nel caso ti scoprano, gettare i soldati contro le strutture è un ottimo modo per creare una via di fuga. Eccoci nella bellissima Damasco. Magari una volta era anche bellina, infatti, vabbè, è una bella città, adesso è un po' pochino distrutta. Però tanta roba. Veramente non vedo l'ora di esplorarla, giuro. E il bello è che, ciononostante, queste città sono esplorabili una volta finito il gioco. Il che, se lasciate qualcosa indietro, per quelle 5 persone che giocheranno ancora a questo gioco, non è tutto perso. Potete tranquillamente tornare a fare quello che avevate da fare. Aiuto! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Attenzione! Ok, partiamo subito così. Ok, a posto. Era l'ultimo. Spero di sì. Però, meglio non correre rischi. Tornerò a casa. Non credo neanche che ne uscirò molto presto. Mi avete reso una cortesia, giovane. State certo che non lo dimenticherò. Bene. Ok. Possiamo fingerci monaci. Future che hanno incredibilmente rimosso. Tra l'altro devo solo premere la X, che per l'Xbox è là, e va da solo. Bellissima questa cosa. Beh, anzi, neanche. Perfetto. E tra l'altro stavo per dire, mi sono dimenticato, capisco questo doversi mimetizzare perché è una città strapopolata dai templari, e quindi è anche comprensibile che si debba procedere così, sotto copertura. Sì, potevi anche passare dentro dato che c'eri. Ok, io non ho idea di dove ci stiano conducendo questi qua. Per il regno distretto medio. Qua c'è un punto panoramico, me lo segno.
muovere di altro. Sono al vostro servizio. Però prima di scostarmi vorrei capire dove vanno. E qua sta andando contro un muro. Però escono. Ho la merce migliore di tutta questa terra. Bella caduta. Dagli sta. Che cazzo di mani c'ha la gente? Comunque, direi che camminando sui tetti magari riusciamo a fare una figura un pochino più dalla nostra parte, vecchio. Forse sei una nullità. Più stealth. E tra l'altro a me, ve l'ho detto, Assassin's Creed è il mio gioco preferito dopo GTA 4. Cioè come serie è la mia preferita, gioco individuale GTA 4. Però purtroppo da Origins in poi, dove praticamente il combattimento ha preso sopravvivenza, io non voglio arrivare a quel punto perché mi farò due palle così. Abbiamo giocato a Valhalla 2 anni fa su Twitch, ma veramente ragazzi l'ho droppato perché proprio mi stava frantumando le palle. Però adesso abbiamo un nuovo punto di sincronizzazione a Damasco, il che è buono. E uno è Ito. Vediamo che attività ci sono qui. Soccorso, soccorso. Prova informatore. Borseggio. Andiamo al soccorso. 20 metri. Aiuto! Sono 4. Qualcuno mi aiuti, vi prego! Con la spada schiena. Attenzione. Avrò la tua. Ah, non posso usare la cosa. Come si pensa? Ok, al prossimo colpo sono morto. Era l'ultimo. Spero di sì. Però meglio non correre rischi. Però a casa. Credo neanche che ne uscirò molto presto. Mi avete reso una cortesia, giovane. State certo che non lo dimenticherò. Brutto segno. Ok. Fatto. Mappa. Allora, ok, le indagini. 0 di 2 completate. Qua c'è la dimora. 0 di 6 indagini completate. 2 richieste per accedere al ricordo dell'assassinio. Ovviamente noi non siamo nabbi, sinceramente. Quindi vorrei, sinceramente, con tutta l'onestà di questo mondo, completare tutto. Che ne dite di questo? No? Beh, ho dell'altro, molto altro. 8 metri, ma dove si trova sto qua? Dall'altra parte, per forza. Cosa cazzo sposti? Che motivo ha di fare così? Nessuno, stavo scherzando. Ottima decisione, essere venuto da me. Quello deve essere fuori di senno. Venite, gente. Venite a vedere cosa da offrire. Hai qualcosa? La persona da borseggiare è quella. C'è qualcosa che vi interessa della mia mercanzia? Troppo lontano. Hai capito bene? Sì. Devo consegnare la lettera al vostro amico mercante. E sai chi vedere?
lo stesso uomo di sempre. Non so. Odio i borseggi, li odio veramente tanto. Abbiamo molti occhi, molti orecchi e molte armi, sì. Buone per far tacere chi parla troppo. Lo so bene, avete la mia parola. Bene, allora sbrigati. Non c'è molto tempo. Fate largo! Oh, fatto! Ok, Tamir sarà il nostro primo obiettivo. Sì, ricordo quando ho letto il libro. Cosa vuoi? Che tipo ho interrotto a metà. Quindi, punto d'osservazione. Comunque io i salvataggi degli eruditi li andrei anche a fare tutti. Però il mio problema, quello che la cosa che mi puzza è che magari più ne faccio più ne spuntano. E quindi tipo comincio a fare attività che io oserei anche chiamare secondarie, così senza motivo. Non vorrei che poi cominciassi a fare quella fine, capito? Solo quello. Comunque altro punto di osservazione. Ovviamente poi quando saremo a Firenze, con tutte le cose, con tutte le brighe, poi queste sono cose che salterò. Però non avendo mai giocato questo capitolo, ripeto, è anche abbastanza doveroso doverci prestare attenzione. Ok, dov'è il fieno? Lì. Per un secondo ho temuto che non ci si buttasse. Però ho completato. Ok, Altair qui. Altra indagine vicina. Ok, praticamente le indagini spuntano se tu completi i punti di sincronizzazione. Il che tipo ha super senso. Vi interessa qualcosa? Hai investito una persona. Potevo morire. Bisogna fare qualcosa. Prima o poi qualcun altro se ne accorgerà e... Diglielo allora, è nel suo interesse mantenere il Suk sicuro. Non mi riceve, troppo occupato con i suoi nuovi affari. E le guardie? Ci ho già provato, non alzeranno un dito se l'ordine non proviene da lui. Che cosa farai dunque? Andrò da... Il re dei mercati. Non ti darà udienza. Non c'è bisogno. Gli ho scritto una lettera che espone il problema. Può leggerla e decidere da solo. Ok, beh, borseggiare in realtà è più semplice di quel che pensavo. Però poi devi anche scappare. Continua a buttare le cose per terra. Allora, da quel che ho capito, adesso sto matrimonio si può fare, credo. Però porto avanti quello che volevo portare avanti. Buongiorno amico. Dato che è sparito il numero. Ah, ok, devo andare alla dimora. Però dicevo, dato che è sparito il numerino, dobbiamo tenerci a memoria quante indagini abbiamo completato. E ne abbiamo completate due. Come ci salgo qui? Ah, ok. Fieno, vieni a me. E tra l'altro, insieme a GTA, Assassin's Creed è un gioco che conosco anche relativamente bene. E quindi riesco anche a parlare più spesso
mi ricordo durante The Last of Us, tipo il silenzio tombale, stavo anche 2-3 minuti senza parlare. Dipende anche dal gioco che hai davanti, ovviamente. Venite, date un'occhiata, non resterete delusi. Qua dove salgo? Da qui, per forza. In realtà quella che stiamo esplorando è solo una piccola parte di Damasco, perché poi so che c'è anche un altro paio di distretti. Però non è un problema. Non è un problema assolutamente. Così si fa. Ops. Scusazzi. Synchronization. Cazzo, è veramente grande sta città. Minchia, veramente, veramente, veramente grande. Quattro su nove. 5, 6, 7, 8, 9. Però aspettate, questi punti cosa sono? Chiedo. Prova informatore, scorta. Ok. Terza indagine. Altair, mi serve il tuo aiuto. Ho preso una cosa a uno degli uomini di Tamir e adesso mi seguono. Ti prego, portami al sicuro e la condividerò con te. Compagno, l'informatore sano e salvo. Mi puzza. Tra l'altro lui non si sa neanche mettere così, quindi siamo ancora più nella merda. E tra l'altro, ok che sono chiamati abiti di Altair, però alla fine sono gli abiti degli assassini della Terra Santa, questi qui, che poi diventano popolari perché li indossa Altair. Dovrei ucciderti per questo. Ti piace la mia merce? No. Muori, infedele! Fatelo di nuovo e chiamo le guardie! Aiutami, Altair! No! Fermati! Non riuscirei a scappare! Vieni amore, vieni. Ok, beh. C'è un assassino nei paraggi. Abbiamo scampato, dai. No. Bravo così. Evita di destare attenzione. Ora siamo al sicuro. Da qui posso cavarmela da solo. Prendi questo. Spero che possa esserti d'aiuto nella missione. Sembra una sorta d'invito. Ok, magari sarebbe più carino, se così lo possiamo dire, che più indagini facciamo, magari, magari, poi è più facile la missione. Perché se tu me la metti così, a questo punto mi metto anch'io a inventare indagini da solo. Però se farne due o farne tutte poi comporta la stessa difficoltà, la cosa sarebbe veramente brutta, 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 brutta. Però comunque voglio portare il gioco più completo possibile. Sicuramente non farò mai il 100%, però voglio portare il gioco, diciamo, più sviluppato possibile. E quindi è anche giusto che io porti tutto.
indietro, ti toglierò le mani! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Aiuto, mi prego, aiutatemi! Lurido ladro, ti toglierò le mani! Lasciatemi andare, non ho fatto niente! Lurido ladro, ti toglierò le mani! Sì, è quinta volta che lo ripeti. Muori, ladro! Ah, ha cambiato versione adesso. Perfetto. Un altro è andato e qua c'è uno spionaggio. Buono come il pane. Bisogna fermarlo prima che faccia del male a qualcuno. Perché si comporta in modo così assurdo? Qualcuno mi aiuti! Lurido ladro, ti toglierò le mani! Ehi, hai un aspetto familiare. Come osi? Ok, anche tu. Venite, venite a vedere cosa da offrire! È tutto spionaggio. Ottimi prezzi. Ho la merce migliore di tutta questa guerra! Lancia un bersaglio e inizia a spiare. Ah, siediti su una panca, ok, va bene. Ti dico che sono i topi. No, i bambini. Li ho sentiti. Scusate, devo diventare un po' pratico, perdonatemi. Comunque sia, nuoce ai nostri affari. Tutto quel rumore. Bisognerebbe salire su quelle travi e sbarazzarsene. Chissà come fanno a salire lassù. Dal cortile centrale, molto probabile. Dovremmo chiedere. Ah, sono troppo occupati a lustrare il deretano del loro signore. Che bel spionaggio completato. Ah, ok, è possibile accedere alle travi, ok. Quindi avevo ragione io. Ogni indagine porta a qualcosa. Speriamo che poi me le ricordi il gioco, perché io ricordarmi tutte e sei le cose non ho il cervello così allenato per ora. Andiamo a un altro punto d'osservazione, che io penso siano 9 di quelli disponibili. Ok, altro punto sincronizzato. Sei su 9, dai raga, ne mancano 3. Tenete duro. E mancano 2 indagini, giusto? Sì. Tra cui una c'è già sulla mappa. Ah, trovata una bandiera, fantastico. Ma come sono accorto? Ha travolto una persona. Avete fatto prendere uno spavento. Ah, siete venuto nel posto giusto. Non c'è mercante migliore di me. Non troverete mercanzia migliore da me. Non c'è mercante migliore di me. Oppela, come se la sente il signorino. Brutto ladro schifo. Vi piace qualcosa? Amore, sali però. Eccola lì! Non ho fatto niente! Come osi rubare i miei presenti? Che culo! Che culo! Cioè, qua il gioco mi ha voluto benissimo. Cioè, palese che mi abbia veramente amato il gioco in questo caso. Era già pronta la bestemmia.
Era già pronta. Era lì per uscire. E non è uscito. Incredibile, c'era il fieno. Sto cominciando ad apprezzare di più questo gioco da questo avvenimento qua. Giuro. Che anche se non premo X tanto si arrampica uguale. Ok. No, devi... Ok, bravo. Minchia, a sto punto l'osservazione qua mi manda fuori dai gangheri. Il famoso mercato che c'è anche a Istanbul. 7 su 9. Nessuna indagine disponibile. Allora andiamo qui. È andato fuori di seno. State facendo questo? Non ho fatto niente. Brutto ladro. Lasciatemi andare. Certo che avere le strade anche nella minimappa non farebbe così schifo, eh. Così, Davide si diresse. Non provare a farlo di nuovo. Chiedendosi che ne sarebbe stato delle sue merci, giacché presto avrebbero iniziato a guastarsi. Sarebbe stata la fine di questa storia e della vita del pover'uomo. Ma il destino aveva in serbo ben altro. Io ce l'ho ancorato ben altro. Ok, dopo questo potete chiudere la live e il video. Davvero, dopo questa battuta di merda vi autorizzo. Di un principe dei mercanti senza pari. Synchronization, ci siamo. Ne manca uno. Dai. Teniamo duro. Sputata fuori un'altra indagine? Sì, interrogatorio. E tra l'altro tipo è vicinissimo. Il capo dei saraceni fece sì che il mercante venisse ricompensato mille volte il dovuto. In quei giorni Tamir guidava una carovana tra Damasco e Gerusalemme, ma gli affari andavano male. Pareva che nessuno a Gerusalemme volesse la sua mercanzia, frutta e verdura dalle fattorie vicine. Alcuni dicono che se non fosse stato per gli uomini di Salah al-Din gli si sarebbero rivoltati contro. Forse vincemmo la battaglia proprio grazie a quest'uomo. Che devo fare? Ah, devo picchiarlo, è vero? Sembrate conoscere molto di Tamir. Ditemi che cosa sta architettando. Conosco solo le storie che racconto, nient'altro. Raccontale. Non c'è motivo di lasciarvi in vita se non avete nulla da offrire in cambio. Aspetta, aspetta, c'è una cosa. Continuate. È in apprensione di recente. Sovrintende alla produzione di moltissime armi. E allora? Sono destinate a Salah al-Din. Questo non mi aiuta. Quindi non aiuta nemmeno voi. No, fermo. Ascolta, non è Salah al-Din. Sono per qualcun altro. I simboli su quelle armi sono diversi, inconsueti. Pare che dia sostegno a un altro, ma non so chi. È tutto? Sì, sì. Ti ho detto tutto ciò che so. Allora è tempo che riposiate. Che cattiveria! Tamir è molto indaffarato a controllare la produzione di armi. Fantastico. Incredibile. Mi ci seguo. Allora, 81 metri, ma camminando sui tetti ci si arriva, dai. Ti prenderò.
speculatore là palese. Manca un punto panoramico e un'indagine. Punto panoramico se ne va adesso. Mica col porto secco tirato, proprio fantascientifico. Okidoki. Ah, questo è il distretto povero di Damasco. Perfetto. Gli altri sono inaccessibili, allora rimane la prova informatore. Egli ha trovato la forza di ergersi a difesa della nostra grande civiltà. È riuscito a sorgere. Non vi ingannate. È per la nostra stessa esistenza che combattiamo. Il re degli infedeli vorrebbe spazzarci via dalla faccia della terra. Non ho fatto niente. Brutto ladro schifoso. Prova informatore dov'è? Sembra che vada di fretta. È lui. Ok, mi stavo spaventando. Salute e pace, Altair. Stai cercando... Minuto e mezzo. ...per eliminare Tamir, giusto? Temo di non poterti aiutare. Ma Bahir forse sì. Non dovrebbe essere molto distante da qui. Dov'è? Ok, ho un minuto e mezzo per raggiungerlo, via. Che uomini sono. Fate largo! Corsa iper veloce. Dovremmo farcela, dai. Che qualcuno lo stia inseguendo. Allora sì, se mi vedete catapultato in un'altra dimensione, ragazzi, è perché praticamente mi si è crashato il gioco. Palesemente si è crashato il gioco. E quindi io adesso devo andare a fare l'ultima indagine per arrivare a questo fatidico Tamir. Pagherai con la vita, muori là. Perché sto giocando per PC alle massime opzioni grafiche, cioè si vede palese. Però, nonostante il gioco vada anche dignitosamente bene, anzi si vede meglio di certi giochi che sto giocando, e ha deciso di abbandonarci, vabbè, non è un problema. Allora, 3 metri giù, l'informatore. Salute e pace, Altair. Stai cercando informazioni per eliminare Tamir, giusto? Temo di non poterti aiutare. Ma Bahir forse sì. Non dovrebbe essere molto distante da qui. Ok. Dove devo andare? Laggiù. Ne sono un po' raffreddato, ragazzi. Perdonate. Comunque i vestiti. Veramente tanta, tanta roba. Cioè, la bandierina io la voglio prendere però. La voglio prendere. Dammela, ti prego. Oh, 2 su 100 a Damasco, Lasciatemi andare, non ho fatto niente. Muori, ladro. Ma non devi. È andato fuori di seguito. 40 metri in 30 secondi li facciamo pure. State a vedere adesso. Ne sono certo. Però potevi anche trattarmi meglio. Egli ha trovato la forza di essere proprio a difesa della nostra grande. Però devi salire. Non vi ingannate. È per la nostra stessa esistenza che combattiamo. Il re degli infedeli avrebbe dovuto fare attenzione. Vorrebbe spazzarci via dalla faccia della terra. Vabbè, allora ascolta, fai un po' metti pare. Ne avete potuto. Perché mai fa così? Siate cauti, amici. Lo Shaitan è ovunque. In
attesa. Egli ci tenta di continuo. Siate forti. Dai, ci si fa, ci si fa, ci si fa. Dunque, te che hanno mandato, Scelta interessante. Ma non sta a me giudicare. Il Rafik mi ha chiesto di tenere d'occhio il suo. Lo potresti anche trattare meglio, eh? Ecco ciò che ho appreso. C'è un gruppo di fomentatori che si raduna presso l'uscita sud-est. Loro e le guardie non si vedono di buon occhio. Trova il modo di ottenerne la fiducia e potrai contare sul loro aiuto. Ok. Trova aiuto in città per facilitarti la fuga. Dove lo posso trovare sto aiuto? Io credo dagli eruditi, per forza. Meno male l'ho schivato. No, comunque prima Assassin's Creed, ragazzi, cioè, a livello di atmosfera è bellissimo. No, aspettate, aspettate, aspettate. E quanti cazzo sono? Poi ha picchiato anche lei per sbaglio. È stato proprio al momento giusto. Ancora poco e mi avrebbero portato via. Guardia! Ha ucciso una persona! L'ho visto con i miei occhi! L'ho visto uccidere una persona! Che sapete che c'è a sto punto? No, cos'è successo? A questo punto sapete che c'è. Li salvo tutti e 12. Dato che sono qui, porto al termine questo strazio di compito. È buona. Per quanto mi è possibile. Assassino! Qui c'è un assassino! Questa voce non riuscirai a sfuggire. Infedele! Andrai a morire! Ma manco a trattarmi così, però. Fate largo, se non volete essere travolti. So che ti stai nascondendo da me, codardo. Da questa parte è qui. Non puoi fuggire. Muori, ladro. Oh! Non mi sfuggirà! Ok, in tutto questo, l'erudito dov'è? Eccolo qua. Il problema è che queste guardie, ragazzi, cioè, si rigenerano perché... Raga, sono veramente tante. Dio sia lodato, mi avete salvato. Dio maledica chi ha fatto questo. Tutta la città saprà il vostro sacrificio. Meno male, grazie. Va bene, un altro è andato. Vigilanti, soccorso. Questo facciamo per ultimo. Soccorso qui. Codardo, diciamo che sì, su Steam non ci sono gli stessi trofei della Play, però ripeto, cerco di andare il più avanti possibile in questo gioco. Perché appunto non voglio lasciare niente indietro. Ed è quello che ho provato a fare anche quando ho fatto gli Assassin's Creed vecchi, che li portavo sul canale anni fa. Mamma mia, con la registrazione. Potreste anche uscire, grazie. Oh, è inutile. Non ecco, lo troverò mai. Con la registrazione dalla Play. Mamma mia, 720 pixel. Era una cosa obbrobriosa. Però, oh, il suo percorso l'ha fatto. E adesso ho voluto ricominciare la serie in maniera seria, con tutte le cose del caso. Ha un sacco
cose, molte cose, yeah. Troppe cose. Venite, gente, venite. Più che altro c'è 100 banderine in questa cittadina? Pagherai con la vita. Ok, questa zona è inaccessibile, va bene. La tua presenza mi fa. Certo che mi piacerebbe anche aumentare la salute massima, della verità. Comunque fatto. Mi avete salvata. Tutta la città saprà del vostro sacrificio. Ma cosa è successo? Ok, altri vigilanti fatti. Manca qui. Maledetto! 4 su 12, cazzo. Altre 3 volte quello che si è già fatto. La volontà di Dio e, e io credo che proprio dopo questa uccisione di Tamir ci sia la fine del blocco di memoria 1 per forza. Cosa ho fatto di male? Ditemelo, vi prego. È bello che non hai fatto niente di male. E loro ti devono massacrare per forza. Ma che mi fate male? Infedele, non si pagherò le mani. E voglio la macelata, cazzo. Meno male ti attaccano uno alla volta. Ok, un altro è andato. Grazie. Troverò il modo di ricambiare questa cortesia, lo giuro. Chi può avere cosa così orribile? Chi sa? Non mi muovo, state tranquilli. 5 su 12. Poi qui. Egli ha trovato la forza di difesa della nostra. Bello, anche se premo cerchio, che poi in realtà è B. Nessuno ha detto di sederti. Cade uguale. Che si comporta così. Non dovrebbe comportarsi. Vabbè, non è normale sto qua. Ho tutto ciò che vi può servire. Sì, entrate, entrate. Muori, ladro! Lasciatemi andare! Strano. Come osi rubare in mia presenza? Pagherai con la vita! Dai, stavolta easy, easy, eh. Troverò il modo di ricambiare questa contesia, lo giuro. Ok, 6 su 12, siamo a metà. Due, quattro, sei, sì, torna. Il conto torna. Chi può aver fatto una cosa così orribile? Io che per non fare il giro mi arrampico sempre. Classico di Adri, classicissimo. Il problema è che tipo quando c'hai da attraversare tutta Parigi, non conosci la mappa e vai per i tetti, non finisce più. Venite, venite tutti, ho un sacco di cose in vendita. No, di qua. Oddio, sì, beh, Altair sembra un po' fatto di legno, spesso e volentieri mentre lo controllo. Lento e impacciato, però vabbè. Adesso li pigli. Vieni, 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 vieni. Adesso tocca a te e ci siamo. 7. Ancora poco e mi avrebbero portato via. Come è bruttissimo perché mi rimane agganciato, no? Me lo devo sganciare da solo.
Ok, mappa. Ci siamo. Un altro qui. Mi piace la mia merce. Benvenuto, ho tutto ciò che vi può servire. Terra e migliaia di vite vengono sacrificate in sua difesa. Cosa sarà una tragedia? Ma io dico che... Vattene! Questa sarà tosta, perché ci sono tutte le guardie lì. E solamente verrà qualcun altro a darci fastidio? Sicuro? Speriamo finisca qui, ma non credo. Invece sì, finisce qui, buono. 8. Tutta la città saprà il vostro sacrificio. Vabbè, dicono sempre la stessa frase. Che palle. Comunque, ok. Siamo a 8. Ne mancano 4. Dai, ragazzi, su. E lo è sempre stata. Perché corre in quel modo? È nostro dovere difenderla fino alla morte. Perché mai si comporta così? Perché mai si comporta così? Voglio mostrarvi tutta la mia mercanzia. Venite, venite a vedere cosa devo dire. Non credete ai nostri occhi. Mi manca la macellata, sapete? Azzopparne due dall'alto, che bello. Vieni. Ah, se ne è aggiunto un altro, fantastico. Altri due. Un altro. Sì, ma è dopo che ho liberato tutti, ragazzi. Dopo che ho fatto bomba a libera tutti. Cioè, io non voglio più guardie in sta città, eh. Cioè, le ho ammazzate tutte. Sono passato proprio al momento giusto. Ancora poco e mi avrebbero portato via. Vai, 9. Chi può aver qui? Questo è tipo è vicinissimo. Da così orribile. Osi rubare in mia presenza. Mi mancano 3. Con la vita. Che c'è? Mi piace la mia merda. Vedere alla riavanti a morire. No! Non devi prendere la donna. Ok, 10. Tutta la città saprà questo sacrificio. Che originalità. Comunque, avanti. Mancano 2 e poi ci siamo. No. Dieci di 12. Muori, ladro! Ditemelo, vi prego! Ti serve qualcosa? Maledetto! Anche il tempo di accorgertene che è già morto, fantastico. Ma è morto lanciandolo, fantastico. No, il civile no. Siete passato proprio al momento giusto. Ancora poco e mi avrebbero portato via. Ok, ci siamo. Fantastico. Mi aiuterò, non temere. Saluti, amico. 11 su 12, ne manca uno, poi andiamo da Tamir. Dimora soccorso. E vabbè, si deve essere per forza, capito? No, io mi auguro veramente che poi avendo completato tutto sia un pochino più facile uccidere sto Tamir. Oh, ma ti permetti? Ok. 12 su 12. Troverò il modo di ricambiare questa cortesia, lo giuro. Assassino!
Ok, beh, direi che quello che ci è stato richiesto si è fatto per forza. E allora a questo punto andiamo alla dimora, perché, perché qua ci sono gli eruditi, i vigilanti e basta. Ma come ti va? Vabbè, fanculo, sai che c'è. Andiamo dritti. Chiappami, vai. Che liscio che mi ha fatto. Cioè, proprio da Assassin's Creed, da bug assurdo. E che dimora sia, se solo trovassi l'entrata. Eccola qui. Un'altra bandierina. No, non è l'entrata. E purtroppo la mappa la posso vedere solo nel menu. Sarà in alto per forza allora. Oh. Ciccio, posso entrare nella dimora? Grazie. Dov'è che si entra? Cioè, mi sono fatto il culo quadrato per fare tutte ste robe. Ma il bello, no, è che io ci sono già stato in questa dimora e ci sono in un modo o nell'altro uscito. Bene, non so rientrarci. Passerò 14 giorni della mia vita a cercare di entrare qua dentro adesso. Io capisco che deve essere a prova di templare. Ci mancherebbe altro. Però ora così è un po' inesagerato, eh. Ho detto, ti do una. Si può entrare. Non si entra dal tetto. Ragazzi, mi sto parecchio nervosendo, sapete? Ah, c'è da eliminare 60 templari, fantastico. Ma io in tutto questo devo entrare lì dentro. In tutto questo, ripeto. Ok, dimmelo dopo. Zì, dimmelo dopo, mi raccomando, tranquillo. Ah, devo uccidere il templare. Vabbè, che palle.